degenerazioni della spirale competitiva rischiano di trasformare lo spazio nel far west del XXI secolo, con rischi elevatissimi per l'intero pianeta. Di fronte a questo scenario, rafforzare le regole comuni è un'assoluta priorità. Penso all'esigenza di rimeditare il diritto allo spazio, attualizzandone l'impostazione e ampliandone il raggio di azione. Il punto di fondo è capire che dallo spazio c'è ricchezza, c'è mercato, c'è ricchezza scientifica, ma c'è anche un problema di sicurezza. Senza pensare a conflitti, eccetera, però bisogna essere sufficientemente addestrate anche per proteggere le nostre strutture di sicurezza. Noi stiamo lavorando in particolare sulle questioni della regolazione del traffico spaziale, del problema della luminosità, c'è un eccesso di luminosità nel cielo perché non si possono fare ricerche, e del management dei detriti spaziali. È una grande occasione, un'occasione preziosa che non dobbiamo sprecare. Lo spazio può essere la nuova moda, può essere la flagship, la bandiera, una delle bandiere che ci distinguerà fra un po' di anni agli occhi di un mondo che è molto più competitivo. Io penso che questo sia una bella sfida, una sfida che ci porterebbe a essere protagonisti per altri 60 anni come lo sono stati quelli che sono stati qua prima di noi. Lo spazio è destinato a diventare il riferimento principale delle global economy, quindi la giornata dello spazio significa che l'Italia ha preso consapevolezza, si sta impegnando e continuerà a investire nel settore, quindi è veramente molto importante l'incontro di oggi a livello del Senato. Il connubio spazio e difesa è rafforzato anche dal fatto che la difesa ha eletto lo spazio come uno dei domini operativi che si è aggiunto a quelli più tradizionali che sono terra, mare e aria. E oggi che si celebra la prima giornata nazionale dello spazio, chiaramente vale la pena anche soffermarci su questo aspetto, perché è veramente un elemento primario anche per il nostro paese. Sicuramente lo spazio negli ultimi anni è un qualcosa che sta progredendo e sta andando molto velocemente. È un ambiente abilitante che pervade la vita di tutti noi cittadini in ogni attimo e ovviamente tutti gli investimenti e tutte le infrastrutture spaziali hanno bisogno di una cornice di sicurezza. Credo che i paesi che vogliano porsi con il ruolo di protagonista in questo dominio emergente non possano che portare avanti un binomio da una parte di investimento tecnologico, da una parte di investimento sulla formazione del capitale umano, perché senza il capitale umano non ci sarà sviluppo né si potrà essere come paese d'avanguardia nel settore. Un'Italia più forte serve a rendere più forte il panorama europeo, e un panorama europeo forte serve a essere competitivi nel panorama internazionale, dove sappiamo insomma che le superpotenze anche in questo campo spesso la fanno da padrone. La difesa è stata fondamentale per costruire le capacità spaziali italiane. C'è sempre stato un grande investimento a partire da Cosmos SkyMed a SICRAL, e questo soprattutto con Cosmos SkyMed, che ha una capacità duale, è stato fondamentale perché l'Italia oggi sia una delle nazioni più avanzate che più ha da dire sul tema dello spazio. Lo spazio si sta affollando sempre di più. Senza una chiara regolamentazione noi andremo incontro a dei problemi. Ovviamente deve essere una regolamentazione internazionale, perché stiamo parlando dello spazio, però è quanto mai urgente. La normativa risale al 1967. Siamo ancora negli anni della guerra fredda, poi poco è stato fatto, quindi c'è bisogno di intervenire su questo. Molte scelte che la difesa è chiamata a realizzare sono scelte fondamentali nel campo della sicurezza e della difesa, ma per la valenza che esse hanno sono decisive per il nostro paese e anche per le ricadute civili. La storia è piena di esempi da questo punto di vista e credo che ne fornerà ulteriori e di nuovi. L'Italia ha le carte in regola per restare nel gruppo di testa dell'avanguardia aerospaziale. E anche su questo fronte il PNRR sarà un'opportunità strategica di rilancio degli investimenti, una sfida epocale da affrontare in un'ottica di sistema Italia, ma senza mai prescindere dalla strutturale collaborazione con l'Unione Europea. Perché? Per le sue dimensioni, le sue implicazioni, le sue poliedriche applicazioni nella trincea dello spazio, dobbiamo essere tutti arruolati dalla stessa parte.